I miei fratelli non erano soli, e ora abbiamo le prove. Queste sono le parole di Filomena Pappalardi, che ha trascorso anni alla ricerca della verità sulla morte dei suoi fratellini Francesco e Salvatore, noti come Ciccio e Tore, scomparsi da Gravina di Puglia la sera del 5 giugno 2006 e ritrovati senza vita il 25 febbraio 2008. I loro corpi, mummificati, giacevano in fondo a un pozzo all'interno di un edificio dismesso. Il ritrovamento di Ciccio e Tore fu casuale, mentre i vigili del fuoco stavano operando per salvare un bambino caduto nello stesso pozzo, Michele Di Nardo, noto come Michelino. Michelino era scivolato mentre giocava con alcuni amici. Quando Ciccio e Tore scomparvero, furono avviate immediatamente ricerche che durarono a lungo, ma stranamente non portarono mai gli inquirenti a esplorare quel luogo dove, come successivamente riferirono alcuni testimoni, i giovani del paese si recavano spesso a giocare. Ora, 16 anni dopo quel ritrovamento e a 18 anni dalla misteriosa scomparsa dei due fratellini, la famiglia si dichiara pronta a presentare nuove prove in procura, utili a ottenere la riapertura del caso. Erano con qualcuno Ciccio e Tore quella maledetta sera? Qualcuno era a conoscenza degli eventi e ha taciuto per 2 anni fino a quando non sono stati scoperti i due corpi? Per Filomena, la sorella, ci sono individui che conoscono perfettamente la verità su ciò che è accaduto, ma hanno mantenuto il silenzio per anni. Voglio che giustizia sia fatta per i miei fratelli. Le indagini su questo caso hanno spesso preso direzioni opposte, alimentando così misteri e dubbi sulla dinamica degli eventi. Inizialmente, addirittura, il padre di Ciccio e Tore, Filippo Pappalardi, è stato accusato. L'uomo fu indagato e successivamente arrestato per duplice omicidio e occultamento di cadavere. Pappalardi trascorse 4 mesi in carcere tra Bari e Velletri e scoprì del ritrovamento dei corpi dei suoi figli mentre guardava la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, in prigione con altri detenuti. A 1 mese dal ritrovamento e dopo l'esame sui corpi di Ciccio e Tore, che non presentavano segni di violenza, l'uomo fu rilasciato. Inizialmente rimase ai domiciliari e su di lui circolarono teorie e sospetti, inclusi presunti maltrattamenti verso i bambini. Successivamente tutte le accuse contro di lui furono revocate. Lo Stato fu costretto a risarcirlo per ingiusta detenzione, ma la cifra stabilita, 65.000 euro, è stata contestata come insufficiente per compensare le sofferenze subite. Anche Filippo Pappalardi da anni lotta per la verità. Egli dubita che qualcuno sappia cosa sia accaduto ai suoi figli e che nessuno abbia visto nulla quella tragica sera. Il luogo in cui sono stati trovati i corpi di Ciccio e Tore è noto come la Casa delle 100 Stanze, un grande casolare di mattoni e tufo abbandonato. I muri sono spessi e la temperatura all'interno è costantemente di 6 gradi. Il palazzo, risalente al 1600, si trova nel centro storico di Gravina. È stato un convento di suore, successivamente un palazzo di rappresentanza nell'Ottocento e in seguito dimora di famiglie aristocratiche. All'interno ci si trova in un vero labirinto tra lunghi corridoi, scale, stanze in disuso e terrazze abbandonate. I bambini del luogo solitamente entravano in quel luogo scavalcando il muro di cinta o il portone per giocare all'interno della casa. Fu così che Michelino cadde nel pozzo che conduce a una cisterna. Negli occhi di Michelino, dopo essere stato soccorso con le braccia rotte, i vigili del fuoco rilevarono la stessa paura che probabilmente avevano vissuto i due fratellini. Intorno era tutto buio, non si vedeva niente. Nonostante fosse impossibilitato a muovere le braccia, Michelino riuscì a fare un po' di luce prendendo il cellulare con la bocca. Tuttavia non riuscì a vedere i corpi di Ciccio e Tore. Scoprì del loro ritrovamento solo dopo essere stato messo in salvo. La sua famiglia ha spesso temuto che Michelino potesse subire la stessa terribile sorte. Michelino, almeno inizialmente, raccontò ai suoi genitori di essere stato nella casa 3 volte prima dell'incidente, ma non sapeva dell'esistenza di quel pozzo e non conosceva personalmente Ciccio e Tore. Si chiedevano se anche per i due fratellini fosse accaduto qualcosa di simile. Ma chi era con loro? Le pareti del pozzo furono trovate graffiate,
suggerendo che almeno uno dei fratellini cercò di salvarsi, cercando di arrampicarsi. Filippo e Rosa, i genitori di Ciccio e Tore, sono convinti che i loro figli non fossero soli quella sera. Sospettano che qualcuno li abbia sfidati a una specie di prova di coraggio e che queste persone, vedendoli cadere, si siano dileguate per evitare guai. Filippo, il padre dei due ragazzi, insiste da sempre sulla necessità di indagare per scoprire l'identità di quegli individui. Sono troppi i punti oscuri della vicenda. Ci sono persone, ragazzini ai tempi, ma anche adulti, che stanno nascondendo la verità. Voglio capire perché lo hanno fatto. C'è chi ha detto troppo poco, chi ha ritrattato, chi ha depistato. Ebbene, adesso si metta una mano sulla coscienza. Finora la procura di Bari ha costantemente respinto la richiesta di riapertura dell'inchiesta, l'ultima volta nel 2021. Recentemente la Corte d'Appello di Bari ha negato il risarcimento richiesto dalla madre e dalla sorella dei due ragazzi al comune di Gravina e all'Edilarco, la società proprietaria dell'edificio delle 100 stanze, sostenendo che quel luogo avrebbe dovuto rimanere chiuso. La giustizia, almeno finora, ha considerato la morte dei due ragazzi come un incidente. Secondo gli esperti che hanno analizzato il caso, Ciccio sarebbe morto per primo a causa di un'emorragia causata dalla caduta, mentre Tore sarebbe sopravvissuto per almeno 2 giorni, morendo per fame e freddo. Nessuno avrebbe udito le sue grida e nessun amico avrebbe sospettato che qualcosa potesse essere accaduta nella casa abbandonata. Ora la sorella è pronta a richiedere la riapertura delle indagini, con una nuova prova schiacciante che dimostri la presenza di qualcuno con Ciccio e Tore al momento della caduta. Ma di quale prova si tratta?